Allora ragazzi, è passato un po' di tempo dall'unboxing dei controller SCUF, è passato un bel po' di tempo dalla recensione del Nacon Revolution Pro Unlimited e finalmente siamo qui per cercare di trarre un po' di conclusione, appunto di trarre un po' di conclusioni sui controller che ci ha inviato SCUF. Ora, come potete vedere qui sul tavolo, cambio appunto l'inquadratura, ho un bel po' di controller qui con me. Li ho messi qui giusto per fare un attimo di paragone sulle dimensioni, su come appaiono appunto in relazione, appunto in confronto ai controller classici dedicati a PlayStation, dedicati a Xbox One e anche appunto qualche variante come appunto il già citato Revolution Pro Unlimited e magari vediamo anche un modello di Razer, insomma. Di solito quando facciamo queste recensioni ci soffermiamo un attimo su quelle che sono le confezioni dei prodotti, addirittura sulla versione testuale della recensione che trovate come al solito in descrizione. Diamo anche un voto alla confezione perché alla fine la confezione è un biglietto da visita del prodotto. In questo caso però è difficile dare una valutazione alla scatola, appunto alla confezione degli SCUF, non tanto perché sia irrisoria, perché non ci sia niente dentro o per altri motivi, ma per il semplice motivo che dipende da quello che comprate. Non dipende soltanto dal modello di controller SCUF che scegliete, ma dipende anche da quello che desiderate abbinarci al vostro controller SCUF, perché uno dei punti di forza appunto di questo genere di controller è l'incredibile personalizzazione. Cerco di farvi un rapido elenco di tutte quelle che sono le cose che potete effettivamente abbinare ad un controller SCUF che acquistate. Ad esempio, si parte da una base di 149-159 euro a seconda del dispositivo. Ci potete abbinare le MR. Le MR è questo piccolo accessorio qui che vedete. È semplicemente una calamita, ma è una calamita particolare. Serve per sfruttare uno dei meccanismi di base, uno dei meccanismi che rendono gli SCUF così particolari. Cioè, ci torneremo dopo. Questo, ad esempio, è un piccolo aggeggino che costa 10 euro e nella confezione non c'è se scegliete di non mettercelo. Potete poi decidere di dotare i vostri controller di trigger stopper. Cosa sono i trigger stopper? Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo meccanismo qui, che sostanzialmente con un apposito cacciavite che dovete avere appunto, che è incluso se decidete appunto di dotare il vostro controller di trigger stop, potete decidere di limitare fisicamente la corsa dei pulsanti dorsali L2 ed R2 in questo caso, non L1 R1, questi no, soltanto questa. E non solo, il fatto di avere questa tipologia di meccanismo, ora per qualche strano motivo non mi riesce, mi riesce sempre alla prima, ecco, ce l'ho fatta, credo. Potete anche decidere di cambiare letteralmente quelli che sono appunto i pulsanti dorsali, dotando ad esempio il controller di una versione allungata. Ora ho preso quello sbagliato, SCUF ci ha mandato questa versione qui allungata, che è possibile appunto con pochi passaggi mettere nel controller. Ecco qui, adesso avete un L2 diverso da R2, potete decidere di appunto tenerli diversi o mettere una versione allungata anche di qua. Ad esempio i trigger stop vi costano dai 14,95 ai 16,95 e non c'è né il cacciavitino apposta per stringere o ad allentare, appunto per diminuire o per aumentare la corsa dei trigger, né tantomeno appunto eventuali paddle di riserva, di ricambio. Potete decidere di acquistare il trim kit. Il trim kit sono semplicemente dei tasti L1 ed R1 sostitutivi, non ci sono dentro la confezione, sono già montati sul controller, quindi il controller vi arriva già appunto funzionante, già montato come lo avete assemblato voi, e costano dai 3,95€ ai 4,95€ a seconda del colore che decidete di abbinarci. Le vette analogiche a destra e a sinistra, anche queste sono personalizzabili, ovviamente ho sbagliato, questa era la sinistra e questa era la destra. Potete decidere, quindi in questo caso gratuitamente, di montare sul vostro controller, questo adesso riesco a farvelo vedere, delle levette analogiche più lunghe o più corte. Il controller che ci ha mandato SCUF, tutti e due i controller che ci ha mandato SCUF, ci ha dotato quello destro di una levetta più lunga e quello sinistro di una levetta più corta. Potete decidere anche il coprilevetta, se essere un coprilevetta concavo, come in questo caso, e poi ci arriveremo anche dopo a questo, è molto comodo, non ne farete più a meno, è molto più concavo di un classico DualShock, o appunto a cupola, come questo accanto. L'unica cosa che cambia, potete decidere il colore delle levette analogiche, vi costa 4,95 a levetta e ci sono appunto un sacco di colorazione, in questo caso ce l'hanno mandate nere. C'è anche un anello qui intorno, approfitto e ve lo faccio vedere subito, così vediamo anche il controller smontato. Qui bisogna tirare, bisogna fare un po' di forza e viene via la levetta analogica. Come vedete, intorno alla levetta analogica ci sono dei dischi, ok? Anche questi possono essere comprati, acquistati
di ricambio, appunto, possono essere colorati in modo diverso dal nero, e ci sono dei set di levette aggiuntive, questi li potete comprare a parte, non per forza ci sono nella confezione di vendita. Vi dicevo, ci sono delle levette aggiuntive, quindi potete fare anche dei test voi stessi, comprando quelle più lunghe, più corte, concave, a cupola, e sostituirle anche per adattarle alla tipologia di gioco che desiderate giocare. Lo adattate via via al vostro controller SCUF. Come potete vedere qui rimane scoperta appunto la parte interna del controller, è carino vedere appunto come funziona. Ah, non vi ho detto il prezzo degli eventuali anelli colorati, il prezzo degli eventuali anelli colorati è 1,95€ a disco. Control disc, c'è anche l'opzione control disc. Sì, ora qualcuno potrebbe averlo notato, mentre ho smontato lo SCUF mi sono fatto malissimo alla mano. Reggete, vi prego, non posso interrompere il video ora perché mi sono fatto malissimo, è il bello della diretta, anche se non siamo in diretta. Vi dicevo, possiamo sostituire anche la croce direzionale. Ora, in questo caso qui è semplicemente il colore, quelli ragazzi di SCUF ci hanno mandato una variante appunto con i tasti argentati che sono bellissimi in questo modello. Questo modello è bellissimo da un punto di vista di colorazione, ma è possibile anche levare del tutto la croce direzionale e mettere un control disc, una cosa completamente diversa appunto, pensata da SCUF. I bottoni colorati, appunto, qui vi ho detto ci sono bottoni colorati argento, come notate non ci sono i simboli, praticamente tutti i pulsanti colorati che potete decidere di montare sugli SCUF non hanno i simboli classici, altrimenti potete dotare il vostro SCUF dei pulsanti classici, quelli con i simboli. Anche qui non ho detto il prezzo del control disc, sono 7,95, qui si parla di colorazioni che vanno dai 7,95 ai 10,95. Poi c'è il grip posteriore, poi veniamo anche ai paddle che sono il bello degli SCUF. C'è il grip posteriore passa dai 16,95 ai 19,95, ovviamente non c'è sul controller se decidete di non metterlo. E c'è addirittura chi decide di rimuovere i motori di vibrazione. Sì, rimuovere i motori di vibrazione costa 3,95€ e dite, ma perché se io voglio un componente in meno devo pagare di più? Beh, per il semplice motivo che ci sono delle catene di montaggio, i controller vengono tutti assemblati con il motore appunto di vibrazione e se voi lo levate è un passaggio in più per l'assemblaggio del vostro prodotto. Perché rimuovere i motori di vibrazione? Perché rendono il controller più leggero e inoltre negli sparatutto, nei giochi in cui bisogna mirare, in cui c'è da fare attenzione ad ogni singolo millimetro di movimento, la vibrazione, magari perché vi scoppia una granata accanto o per qualsiasi altro motivo, potrebbe destabilizzare la vostra mira. Quindi ci sono dei pro player che decidono appunto di non montare il motore di vibrazione. Detto tutto ciò, va da sé che appunto il prezzo del prodotto dipende tantissimo da quello che decidete di fare in fase di acquisto, grazie al potentissimo, tra virgolette, tool integrato nei siti web ufficiali di SCUF. Ma sul prezzo ci ritorniamo dopo. Adesso affrontiamo un altro argomento, ovvero il form factor di questi due controller, del Infinity 4 PS Pro e dell'Impact, dello SCUF Impact. Sono due controller completamente diversi. Partiamo dall'Infinity 4 PS Pro, che probabilmente è uno dei modelli preferiti da chi decide di comprare un controller SCUF. È uno dei modelli preferiti perché non si discosta praticamente per quasi nessuna ragione dal form factor del classico DualShock dedicato a PlayStation 4. Come vedete, la disposizione dei tasti è la medesima di qualsiasi tasto, di qualsiasi paddle, degli speaker, anche insomma controllandoli, paragonandoli da un punto di vista laterali, sono appunto controller molto simili tra loro, non cambia niente, neanche i pulsanti dorsali cambiano alla fine. Se decidete di non montare appunto i trigger stop sono praticamente identici. Quindi perché uno dovrebbe spendere una cifra anche abbastanza ragguardevole per comprare uno SCUF Impact 4 PS Pro per trovarsi qualcosa di simile appunto ad un DualShock classico, quello che trovate nella confezione della PlayStation? Un po' di ragioni ve le ho già dette in realtà, sono tutte quelle legate appunto all'estrema personalizzazione, non solo estetica. L'estetica c'è tanta, ci sono tantissime skin, ci sono tantissimi modi di personalizzare la parte superiore del controller, ma non sono solo questi. Ci sono appunto tantissime ragioni anche relative alle funzionalità. Alcune ve le ho già dette, quelle delle levette analogiche, la personalizzazione delle levette analogiche fa tanto, sono completamente diverse le levette analogiche di questo modello da quelle del DualShock. Il vantaggio del DualShock è che effettivamente sono ruvidine queste le levette analogiche appunto di base, ma il fatto di avere una superficie più concava qui vi permette che il vostro pollice appunto affondi meglio sulla levetta. Questo fa molto comodo negli FPS e in questi giochi del genere, perché quando si deve tenere premuto L3 per correre e per direzionare, avere una superficie in cui appunto incastonare tra virgolette il vostro pollice fa un gran comodo, c'è un gran bel grip, bisogna ammettere. Ma non giriamoci troppo intorno, il grosso vantaggio è tutto nel retro del controller. Oltre al grip che fa comodissimo,
la mano suda ugualmente, siete comunque a contatto con la plastica, io ci sudo ugualmente, per cui la questione sudore appunto non la superate acquistando uno scaf qualsiasi esso sia. Il sudore c'è comunque, ma il fatto di avere un grip che vi costa appunto i soldi che vi costa vi permette che il controller non scivoli di mano. Ma la cosa bella sono queste, sono i paddle, sono quelli appunto che SCUF chiama i paddle. Cosa sono i paddle? Sono dei pulsanti aggiuntivi, si ritrovano anche in tante altre tipologie di controller di terze parti, ma come quelli di SCUF difficilmente ne troverete. Questo perché appunto per come sono organizzati, per come sono collocati sul controller, la loro posizione, vedete le mie dita medie sono scivolate automaticamente in posizione, cioè quando afferrate un Infinity 4 PS Pro vi viene estremamente naturale andare a collocare le dita medie sui paddle posteriori. Oltre a essere naturale, appunto, potete rimappare questi paddle a piacimento, ovvero metterci i pulsanti del controller, tranne quelli dorsali, potete metterci i pulsanti del controller che desiderate, in modo da poter concentrare ad esempio l'utilizzo del pollice su questa levetta analogica, quindi non levarlo mai da questa levetta analogica per premere ad esempio dei pulsanti che vi tornano comodo qui, e collocarli appunto nei paddle, bindarli ai paddle posteriori. Fa un gran comodo questa cosa. Ma un altro appunto dei punti di forza degli SCUF è che per riprogrammare questi paddle non c'è bisogno di software, non c'è bisogno di collegare il controller al computer, non c'è bisogno di fare operazioni particolari. In realtà basta che il vostro SCUF sia collegato alla PlayStation, semplicemente sulla home della PlayStation, quindi non nel gioco, sulla home della PlayStation andate a collocare il vostro magnete in posizione sul retro, lo capite subito appoggiandolo, perché appunto essendo un magnete viene attirato da qualche cosa all'interno del controller, tenete premuto il pad, tenete premuto uno dei pulsanti che volete rimappare, rilasciate il pulsante da rimappare, rilasciate il pad, levate il magnete e voilà, la magia è fatta. Il paddle è bindato al tasto che avete premuto. Sembra magia nera appunto, ma non lo è, ci sono dei brevetti di SCUF e da un po' che funzionano così appunto gli SCUF, è uno dei loro punti di forza. Su questo controller direi che per il momento non c'è molto altro da dire, anzi se volete le dimensioni, come vi ho già fatto vedere, sono praticamente identiche, anche in questo caso ad un DualShock, e anche il peso, nonostante la presenza dei paddle posteriori o di varie personalizzazioni, il peso si distacca di soli 10 grammi, quindi se siete abituati ad utilizzare questo viene estremamente naturale. Se poi appunto avete un certo feticismo per quanto riguarda la personalizzazione dei controller, qui vi potete sbizzarrire veramente in tutti i modi. Quindi veniamo al controller che forse reputo un pochino più interessante, perché appunto cambia un po' la faccenda, appunto cambia un po' il form factor, cambia un po' anche il retro, lo SCUF Impact, che probabilmente diventerà uno dei miei principali controller per PlayStation 4. Ora SCUF ci ha mandato un design alquanto tamarro, ve lo avevo già fatto vedere nell'unboxing, è bellissimo, sembra pacchiano da morire, ma in realtà sono colori fantastici, a me piace un sacco, dopo un po' che lo usate ve ne innamorate. Qui il form factory cambia, ora la disposizione di tutti i pulsanti rimane anche in questo caso invariata rispetto ad un DualShock classico. Prendo un DualShock classico a confronto, ecco qui, che si è anche acceso, mi si sarà accesa sicuramente la PlayStation di là. Come vedete le levette analogiche sono poste nella stessa posizione, c'è il tasto PlayStation qui nel mezzo, questo è personalizzato anche nell'altro controller, è personalizzato da SCUF, permane il jack audio nella stessa posizione, permangono la barra luminosa, il touchpad centrale, i tasti opzione e share, c'è tutto la dotazione di un classico DualShock, però cambia tantissimo la forma. La forma è più simile a quella di un pad dell'Xbox, anzi, andandolo ad analizzare un pochino si vede che è anche più grande, lo vedete che ci sono, non so se riuscite ad apprezzare, appunto ci sono dei centimetri in più sia a destra che a sinistra. Questo in cosa si traduce? Si traduce appunto in una posizione più comoda, c'è più superficie di appoggio per le mani. Per chi ha le mani particolarmente grandi, per chi magari si trova male con un DualShock classico per via delle dimensioni, qui non c'è verso che vi troviate male, insomma. Ora, qui abbiamo già speso diverse parole sulle levette analogiche, appunto sulla lunghezza, anche in questo caso vedete concavo, qui a cupola. Bisogna necessariamente anche in questo caso passare a vedere cosa c'è dietro, e qui la sorpresa. Qui ci sono quattro paddle, non ce ne sono due, ce ne sono ben quattro, che di default sono già mappati ai quattro tasti di base del controller.
Quindi in teoria non avreste nemmeno bisogno di rimapparli, avreste solo bisogno di abituarvi. Anche in questo caso risulta abbastanza naturale far scivolare le dita medie appunto sui paddle, quelli esterni. A me viene naturale metterle a quelle esterne, potreste anche abituarvi a quelle interni, ma quelli interni sono pensati per essere premuti non per errore, nel senso che dovete fare appunto un certo movimento, un certo ragionamento per far scivolare ulteriormente il dito medio verso l'altro paddle e premerlo. Questo per giochi più complicati, appunto, che richiedono la pressione di più tasti, vi può far un comodo mortale. Tra l'altro i paddle di questa versione dello Scuff Impact sono un pochino più cliccosi, fanno più rumore di quelli dell'Infinity 4 PS Pro. Sentite, qui si sente veramente poco rumore e qui se ne sente molto di più, ma questo sono gusti e dipende anche probabilmente da come sono assemblati o da come sono montati, perché i paddle potete anche sostituirli. Dopo un po', se pensate che siano consumati, se pensate che funzionino meno, sono sostituibili, potete rimuoverli, acquistarne di nuovi e inserirli voi. Qui stesso discorso, ovviamente c'è la posizione per appoggiare il magnete e rimappare i tasti. Se non vi va bene la combinazione di base, appunto quella di default con cui vi arriva il controller, potete decidere appunto di rimapparli come diavolo vi pare. Anche in questo caso Scuff ci ha messo appunto i trigger stopper, ve li faccio anche vedere in azione. Oh, finalmente sono riuscito. Vi dicevo che serve appunto il cacciavitino. Con il cacciavitino andate qui a ruotare un semplicissimo meccanismo che, se messo in questa posizione, il trigger si stoppa quasi subito, praticamente ha una corsa lentissima. Se invece lo mettete dall'altra parte, il trigger ha una corsa normale, quella normalissima di qualsiasi tipo di controller. Anche in questo caso il peso non varia molto, nonostante la superficie sia più ampia, la superficie del controller appunto sia più ampia, il peso rispetto a un DualShock classico varia di soli 20 grammi, mi pare, qualcosa come 20 grammi, quindi veramente, nonostante la superficie più ampia, non vi rendete conto che state utilizzando un qualcosa di profondamente diverso da un DualShock. Un piccolo cambiamento a livello estetico è anche questo, l'alloggiamento dove inserire il cavo è più protetto. Questo dovrebbe servire, a detta di Scuff, appunto a non rompere accidentalmente i cavi, perché appunto li inserite sono più protetti dai piegamenti o da qualsiasi altra cosa. Ora, devo necessariamente dire una cosa in relazione alla qualità costruttiva. La qualità costruttiva generica appunto degli Scuff è ottima, cioè si vede che sono controller prodotti da una società seria che si fa pagare un bel po' di soldi, ma per un prodotto appunto serio. L'unico punto a sfavore, l'unico punto che mi sento di evidenziare è che in alcuni casi le plastiche non sono lavorate benissimo, nel senso, ad esempio, in queste levette analogiche di riserva che ci ha mandato Scuff, la plastica è un po' tagliata in modo affilata, potreste anche farvi un po' di male. Lo so che lo premete qui, ma magari se il dito vi scivola un pochino affilata è questa plastica. E nello Scuff Impact, se decidete appunto di dotarlo di una superficie superiore diversa da quella base, a volte nel nostro modello c'è qualche sbaffatura, c'è qualche sezione, non so se riesco a farvela apprezzare, c'è qualche difettino, c'è qualche micro difetto che comunque non è niente che va ad inficiare la vostra esperienza di gioco, ma in un controller che viene pagato anche più di 200 euro magari scoccia un pochino avere qualche difetto appunto da un punto di vista estetico costruttivo. È veramente uno dei pochi difetti che riesco a trovare a questi controller di casa Scuff, oltre al prezzo. Ora arriviamo a discutere un attimino anche del prezzo. È veramente uno dei pochi difetti, cioè il fatto anche di poterli impostare senza bisogno di software di terze parti, senza bisogno appunto di dover utilizzare un PC, di doverlo collegare per poterlo impostare, è comodissimo. Anzi, a proposito di PC, prima che me ne scordi, teoricamente i controller Scuff sono compatibili anche con PC. Basterebbe collegarli via cavo, perché la connessione quella wireless non funziona, basterebbe collegarli via cavo per poterli utilizzare. Qual è il problema? Che Windows non li riconosce propriamente come controller. Da che cosa vengono riconosciuti? Vengono riconosciuti da Steam, come se fossero dei Steam controller o appunto dei DualShock, perché Steam è compatibile con i DualShock per PlayStation. Quindi se andate su Steam, se andate sulla modalità Big Picture e scegliete un gioco compatibile con controller, potete usare gli Scuff per giocare. Noi ad esempio l'abbiamo testato con Mordahu, che è un chiamiamolo FPS, in realtà non è un first person shooter, ma è una specie di Battlefield
ambientato in un contesto completamente medievale. Lo recensiremo tra qualche giorno, se tutto va bene, qui sul canale di Smartword Gaming. Anche un video, volevo fare un rapido video per raccontarvelo, altrimenti potete utilizzarlo con PlayStation Now se usate PlayStation Now su PC. Però se avete una PlayStation e vi state comprando uno SCAF, probabilmente PlayStation Now lo usate su PlayStation, ed è molto meglio usarlo su PlayStation che su PC. Ah, e come un perfetto DualShock qualsiasi, con il tasto SCAF potete accendere la PlayStation, quindi non ci sono i problemi che ci sono con altri modelli. Insomma, è come comprare un DualShock con tanti tanti vantaggi, appunto la personalizzazione, i paddle, la programmazione dei paddle e così via. Detto questo, a questo punto vorrei rapidamente, prima di arrivare a conclusione, spezzare una lancia a favore anche del Nacon Pro Revolution Controller. Perché? Perché se avete visto la mia video recensione del Nacon Pro Revolution Controller, molte persone nei commenti si sono lamentate del prezzo di questo controller, che sono 169€, si sono lamentate del prezzo di questo controller dicendo ma perché ti devi comprare un aggeggio del genere, tanto vale che ti compri uno SCAF. Ora, gli SCAF, oltre a costare di più, sono prodotti completamente diversi. Hanno un bilanciamento del peso diverso, non hanno modifiche come questo che può appunto modificare il peso delle due parti, appunto destra e sinistra, con dei pesi che sono inclusi nella confezione, non hanno la modalità PC che funziona in ogni modo anche in wifi, non hanno come questo un bilanciere del volume, un controllo del microfono, questo ha anche dei tasti programmabili qui. Ora, io vi dissi all'epoca che sono intuitivi da usare, ed effettivamente anche in questo caso le dita media scivolano qui, cioè è abbastanza intuitivo premerli, non è un problema. Ovviamente i paddle di SCAF sono migliori. Tutto ciò per dirvi che, insomma, parliamone, cioè nel senso, ora dovrei fare un confronto un pochino più serio per parlarne, ma non è che se uno vuole spendere 169€ deve comprare necessariamente uno SCAF, anche perché uno SCAF con 169€ non ci metti niente, ci compri il modello base, fine, non ci metti l'MR, non ci metti tutte le personalizzazioni che ti pare. Quindi parliamone un attimino, ecco, di questa cosa del prezzo. Il prezzo, volevo discutere del prezzo prima di arrivare a conclusione. Questo video sta venendo lunghissimo, però appunto sono dispositivi che costano un sacco di soldi, come vi dicevo costano praticamente quanto una PlayStation nuova, per cui c'è da parlarne, cioè se volete comprarli bisogna discuterne. Il prezzo di questi due dispositivi che vedete qui supera i 200€, ci sono anche le spese di spedizione, per cui prima di acquistarli c'è da ragionarne. Le performance sono ottime, io non ho niente da ridire sulle performance, sono meravigliose, specialmente appunto per come sono personalizzabili, per la presenza dei paddle, per la possibilità di personalizzare le levette analogiche che fa tantissimo in certe tipologie di giochi, per la reattività dei controlli, anche su PC è meraviglioso. Con Mordahu, che di solito è un gioco che si gioca meglio con mouse e tastiera, mi ci sono trovato da 10 anche con i controller, che non era affatto banale. Quindi sono dispositivi che valgono il prezzo richiesto, ma che appunto hanno un prezzo così elevato che è bene ragionarne, bene farne domande. Quindi non so se a questo punto mi sono scordato di dire qualcosa, mi sono scordato forse di parlare dell'autonomia. L'autonomia è ottima, è anche superiore a quella di un DualShock classico, quindi potete stare tranquilli. In ogni caso ci potete giocare in modalità cablata, non c'è il cavo nella confezione, lo dovreste comprare a meno che non usiate quello abbastanza corto, però in dotazione alla PlayStation 4. Non so se mi sono scordato qualcosa, nel caso vi rimando alla recensione testuale che trovate come al solito in descrizione. E vi invito sempre, come al solito, a farmi tutte le domande del caso, a farmi tutte le critiche che volete. Cerco di rispondere a critiche e a complimenti, a quello che vi pare. Se avete domande, sono qui per voi. C'è lo shop europeo di SCAF, se mi ricordo vi metto anche quello in descrizione, dove comprare appunto gli SCAF. Non li comprate su Amazon perché sono già assemblati ed è un casino e costano una follia. Ve ne avevo linkato uno in descrizione nel vecchio video, ma è un controller che costa più di 300€, non ha proprio senso. Rivolgetevi allo shop ufficiale di SCAF. E quindi niente, concludiamo così, insomma, dicendo appunto che gli SCAF sono dei prodotti ottimi, che sono dei prodotti di nicchia anche per via del loro prezzo, per via delle loro funzionalità, sono dedicate ad una fascia di giocatori che richiede il massimo dai dispositivi che sta utilizzando e soprattutto che ha bisogno di funzionalità aggiuntive per, non tanto per facilitare il gioco, ma per ottimizzarlo. Acquistare uno SCAF non vi renderà automaticamente dei giocatori migliori, scordatevelo, vi renderà dei giocatori in grado magari di ottimizzare le operazioni che svolgono.
Ovviamente stiamo parlando di videogiochi online, stiamo parlando di videogiochi competitivi, stiamo parlando di una scena anche che vira verso l'esport. Ovviamente ci saranno delle tipologie di giochi che utilizzano gli SCAF come controller appunto per le loro sessioni appunto di eSport. Detto questo, non mi rimane appunto che da chiudere questo video. Ve l'ho già detto, se mi fosse dimenticato qualcosa date un'occhiata alla recensione linkata in descrizione, e se questo video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un like, un commento o iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Un saluto da Lorenzo Delli per Smart Talk Gaming.